Ciao a tutti, allora, buonasera, rieccomi vestita come al video precedente, perché approfitto che mia figlia sta dai nonni per fare, allora, un video dei preferiti, cibo, preferiti e nonna, quindi ci sono cibi che amo e cibi che proprio non ricomprerei. Mai e poi mai e niente, allora non sono dei cibi, diciamo, di uso quotidiano. Qualcuno lo è stato per tanto tempo, altri sono nuovi, altri sono delle scoperte gradevoli che però non insomma sono state comprate per provare. Sì, sono buone, ma comunque sia non sono il mio tipo di food diciamo quotidiano, mensile, insomma, diciamo è soltanto alcuni sono dei pezzi occasionali e ve li citerò man mano. Allora, un prodotto che amo, così come è la linea, come è il nome della linea, e che adoro è un po' tutti i prodotti di questa linea, voi già lo sapete, ma in particolare hanno fatto da poco la panna senza lattosio e devo dire che la quantità non è tantissima, sono, se riesco, 250 ml, però comunque sia io ci ho fatto le fragole con la panna per 1, 2, 3, 4 persone, quindi comunque sia, insomma, va benissimo ed è veramente buonissima. Ed è vero, come diceva anche una mia amica, che praticamente all'Eurospin, io questa la trovo all'Eurospin, finisce molto prima questa della panna fresca normale. E io questa ovviamente non la zucchero, io diciamo che quando faccio queste preparazioni anche dolci tendo a o togliere lo zucchero o a metterne il minimo sindacale, e quando monto la panna, proprio perché comunque sia ci mangio la frutta e ci mangio comunque sia cose dolci, o la uso per fare appunto i dolci, io non la zucchero mai e devo dire che il sapore è buonissimo, come in gelateria le panne, quelle che alle volte trovate che verranno direttamente dalla vaschetta, non dall'affare, dalla macchina che produce la panna, no? Ma ci sono alcune gelaterie che vi danno la panna con la paletta, ecco, ha quel sapore lì. Buonissimo, veramente buono. Finalmente mi si è montata col bimbi, perché la prima volta che l'ho fatta non mi si era montata, non era questa marca, ma comunque sia, poi ci ho riprovato perché chi la dura la vince. E col mio metodo, poi vedendo anche che era consigliato in altri siti, l'ho montata e devo dire che mi è piaciuta veramente tanto. Allora, invece un prodotto che proprio non mi è piaciuto e comunque sia ho constatato che io non vado d'accordo con le bevande vegetali, soia, mandorle, cocco, noce. Allora, io questa l'avevo presa alla Conad. L'avevo preso perché mi aveva colpito. Ero andata a comprare il latte senza lattosio, c'era questo reparto, c'era scritto noce. In realtà dentro di me pensavo nocciola, ma vabbè, pazienza. E alla fine poco cambia. Però comunque sia io con queste bevande, perché non sono latte, non vado d'accordo. Non me ne piace nessuno. Troppo dolce. Allora, lo zucchero di canna è al terzo posto. Allora, acqua, noci, zucchero di canna, carbonato di calcio, stabilizzanti, bla bla bla. Ma non vado d'accordo. Io lo sento troppo dolce e comunque ha un sapore no, che non va d'accordo con la mia colazione mattutina e diciamo in generale. No, qui basta, ormai o è latte senza lattosio ovviamente o è niente, ci rinuncio e pazienza, va bene così. La marca è questa, ora sì, non la conoscevo, non l'avevo mai vista, ma io è comunque da poco che vado quotidianamente a fare la spesa alla Conad e che comunque sia
guardo tra gli scaffali cose che non compro o spesso, perché se no io vado solo negli scaffali e dove ci sono i prodotti che consumo e quindi gli altri non li guardo proprio. Però no, no, non mi è piaciuto, pazienza. Un prodotto, scusatemi, un prodotto invece che amo e che comunque sia ho consumato da tantissimo tempo, ma stava lì e comunque sia ne ho tanti di questi video da fare perché ho conservato un sacco di cose. E, un altro appunto prodotto è questa linea qua della Sognidoro, orti e frutti. Orti e frutto, questa in special modo mela, carota e zenzero è la fine del mondo, è buonissima, io la stramo. Ovviamente io sono tisane che consumo l'inverno perché una di voi mi ha detto di consumarla anche fredda, ma l'ho provata e no, non sono fatta per le bevande di questo tipo fredde. Io diciamo di tisana fredda preferisco limone zenzero, limone fragole, insomma la frutta che faccio io la metto nell'acqua e la lascio lì nell'acqua e poi me la bevo, perché queste no, non me ne piace nessuna, diciamo di infuso freddo e non ci tengo a provarla. Cioè se le cose sono andate male con le bevande vegetali, anche su questo che già parto che non mi piace come idea, non le provo neanche. E comunque sia, questa mi è piaciuta tantissima, è piaciuta a qualsiasi persona io l'abbia fatta assaggiare e quindi veramente top, top, top. Questa quando l'inverno prossimo se la trovate, ma tanto ormai penso che la conosciate tutti, e compratela perché è veramente buonissima. Poi, altre tre bevande che ho consumato non di recente, però comunque stavano là e ve ne volevo parlare da tanto, sono queste bevande, mi sembra che le abbia trovate sia alla Lidl della Sole Vita. Allora, questi sono frullati di natura, antiossidante, mela, mango, kiwi, cetriolo e limetta. Poi quest'altra è sempre frullati di natura con mela, uva, banana, fragola, amarena, ribes nere e barbabietola rossa. E quest'altra l'avevo comprata tutti e tre con mela, mango, arancia, banana e zucca. Mi sono piaciuti tutti tantissimo, ma io sono per farseli in casa. Quando mi verrà il genio, l'idea di farmeli a casa, me li farò a casa. Fino a quel momento io sto bene senza, perché a me di comprare queste cose che sì, naturali, leggere, sane, ma anche no, nel senso ci credo, ma fino a un certo punto e niente. Poi, però comunque sia, mi sono piaciuti tantissimo, quindi se li volete assaggiare, sono veramente buonissimi. Un prodotto che non mi è piaciuto invece sono, ho voluto provare questi crostini rustici della San Carlo. E sono pessimi secondo me. Io con l'integrale non vado tanto d'accordo perché ci sono delle cose che mi piacciono e altre no, anche a livello di pane. Però vabbè, questo è un altro discorso, ne parleremo un altro giorno. E comunque sia, no, cioè io questi me li sono messa nella mia adorata zuppa di zucca che facevo una volta a settimana st'inverno, tutti i santi, cioè tutte le settimane. Ma queste no, ve li faccio rivedere un altro. No, sono un sapore troppo forte, troppo rustico. Ecco, no, non mi sono piaciuti. Meglio quelli della San Carlo normale, 100.000 volte meglio. Ok. Poi, un altro prodotto che ho assaggiato soltanto un pezzettino, una e mi è piaciuta, poi mio marito se l'è divorato in un battibaleno. Erano questi, scusatemi la carta, erano questi triangolini con quinoa della Bioorganic, ma Bioorganic chi se ne frega, e della Lidl, c'è la confezione. Queste io per mio marito sono una droga, come le apre se le fa fuori. È vero che il pacchetto è piccolino, ma lui ci mette veramente un nanosecondo per finirli. Cioè io sono andata là, aspetta, fammene provare uno.
provato, ok, e sono molto buoni. Sì, devo dire di sì, però io questi non li compro spesso. Perché, vabbè, il fatto che sia biologico non mi attira, non è che mi attira, però vabbè. Poi, un altro prodotto che voi sapete che sto comprando e ricomprando tutte le volte, sono questi biscotti con le gocce di cioccolato della Doria per mia figlia. Sono veramente buoni, buoni, buoni. Solo che l'ultima confezione che ho aperto erano tutti frantumati. Ora mia figlia, meno male, se li mangia lo stesso, però che rosicata, vabbè. Comunque sia. E questi sono veramente buonissimi, veramente buonissimi. E ve lo dicevo anche l'altra volta, sono spessi e quindi insomma ci mangia. Poi questa confezione del pane di segale a fette dell'Eurospin, buono, ma io questo a secco non riesco a mangiarlo, lo devo mangiare un po' scottato sulla piastra, perché se no così no. Perché è troppo stoppaccioso, ecco. E quindi, però mi piace. Non ne compro tantissimo perché voi sapete che io non compro quasi mai pane. Però quando mi viene la voglia, io questo lo compro e mi piace veramente tanto. Un altro prodotto invece che ho provato e bocciatissimo, è sempre dell'Eurospin. E qua dentro c'erano delle coppiette, ok? Vedete qui prodotto in, al contrario non riesco a leggere, scusa, prodotto in modo tradizionale e tipico della zona dei castelli romani, coppiette essiccate di suino. E non sapevano di nulla. È vero che costavano poco perché le coppiette costano tantissimo, ma è meglio spenderci tantissimo piuttosto che comprare queste e sciacquarsi la bocca. Cioè, veramente. Non ci sono piaciute né a me né a mio marito. Un altro prodotto che boccio è questi crostini qui della Pamma. No, non sanno di niente. Non sanno veramente di niente. Non mi piacciono. Sì, neanche di rosmarino sanno alla fine. Cioè, non lo so. Io li mangiavo e dicevo, boh, mi sembrava di mangiare cartone. E no, non mi piace, non mi sono piaciuti assolutissimamente. Ho fatto una fatica a finirla, a finirli e ci ha rimesso sempre la mia zuppa di zucca. Mannaggia. Poi, un prodotto invece che mi piace tantissimissimo. Allora, sono questi cracker che non trovo ultimamente più all'Eurospin. Scusatemi, la busta è un po' ciancicata. Sono questi cracker leggeri, questi qui. Vabbè, 40% di grassi in meno, ma chi se ne frega, insomma. Anche cracker leggeri, la parola leggera. Chi se ne importa, comunque sia, questi sono veramente stra stra buoni. Come sono buonissimi i gemellini. Questi sono dell'Eurospin e questi sono i gemellini della Lidl. Gemellini perché? Perché ho fatto, ho confrontato gli ingredienti. Lo stabilimento non lo so se è lo stesso. Sì, è lo stesso, Martignaccio UD, via Campaldo 3D, San Martino, Spilimbergo, Martignaccio. Vabbè, praticamente sono fatti nello stesso identico posto. E se voi andate a vedere gli ingredienti, sono esattamente gli stessi. Ora non so quanto voi possiate leggere, mi dispiace che insomma la luce è quella che è. Sono identici, così come sono identici, ma non trovo più la confezione, quella dell'Eurospin. Vi faccio vedere solo questa della Lidl. Questi, scusatemi, questi altri sfogli croccanti, sempre la marca è la Certosa, è tagliato, ma insomma tanto lo riconoscete. E niente, anche questi, come i gemellini dell'Eurospin, sono veramente buoni, soltanto che alla Lidl li trovo ancora, all'Eurospin no. Vabbè, non è che io ne mangio quotidianamente queste cose, però insomma se li trovo li prendo. Poi, non so perché non ho la confezione dell'Eurospin, però
Allora, questi sono buoni, mi piacciono tanto, ma i cugini dell'Eurospin mi piacciono ancora di più. Non è la prima volta, non sono i primi biscotti, diciamo, che della linea di marca mi piacciono, ma dell'Eurospin mi piacciono ancora di più. Cioè, ragazzi, non lo so, a me la linea di biscotti dell'Eurospin piace tantissimo. E quegli altri sono quelli del Buon Mattino o Buongiorno, vabbè, i Simil Colussi, quelli pure mi piacciono tantissimo. Della Colussi e dell'Eurospin, cioè ragazzi, l'Eurospin sui biscotti sono il top. Sono il top. Allora, e poi vediamo anche un altro prodotto che sì, mi è piaciuto, soprattutto a mia figlia, ma che non compro spesso, sempre per il motivo degli altri parenti alla lontana, i succhi di frutta, questi li lavo al frutta e questi all'ace sono buoni e mi piaceva il fatto, li ho comprati soprattutto perché avevano la cannuccia lunga, perché e mia figlia in quelli classici con la cannuccia quella piccolina rigida la incastra dentro e non beve più. E quindi vabbè, poi non è che io gliele dia, adesso sta perdendo il vizio perché ovviamente il vizio le aveva dato la nonna. E quindi io le dovevo comprare perché lei voleva il succo di frutta. Adesso sta pensando ad altro, meno male, e quindi non ci pensa più ai succhi di frutta e non glieli compro più. Comunque sia, questi sono molto buoni. Non so se sono bio, selezionati con tutta la nostra esperienza, ci fa piacere. Vegan, ok, ci fa piacere, ma io non sono vegana. Però parlando di frutta, insomma, ci può anche sta. Niente, boh, non lo so, mi piacevano. Però sapete che queste cose. Poi, okay, una cosa che io compro e ricompro appena finisco, non so perché stava qua in mezzo a, diciamo, snack, cose varie, però ve lo dico, tanto ormai sta qua e poi la confezione la butto. Il riso Venere dell'Eurospin, questa della tre delizie del sole, le nostre stelle. E questo è veramente delizioso. Ci mette 18 minuti a cuocere, però è veramente buonissimo. È ottimo, cioè, ragazzi, ve lo straconsiglio, ve lo straconsiglio. Ci mette tanto a cuocere, lo so, però è veramente buono. Cioè, questa marca, che poi è l'unica che ho assaggiato, mi piace tantissimo e insomma mi piace, non vedo perché dovrei cambiarla, insomma, provarla con degli altri. Ora qui casca tutto. E quindi, poi un'altra cosa che non compro spesso è questo, però mi piace, è questo filetto di salmone selvaggio, sì, selvaggio, dell'Ondina che compra l'Eurospin. Questo mi piace molto, non lo cucino spesso, questo è un salvacena, tra virgolette, lo metto in forno e va bene così. Sono due pezzi che ovviamente, cioè io di solito neanche lo mangia mio marito perché poi io non ce faccio tanto, poi sto salmone, insomma, non ce faccio tanto, però comunque sia. Due porzioni, ma anche una e mezza, diciamo. Però devo dire che mi piace veramente tanto. Così come mi piace questo filetto di salmone all'olio d'oliva, sempre dell'Ondina, sempre dell'Eurospin. Questo lo uso al posto del tonno per quando faccio le insalate. Perché, scusatemi, ho la gola un po' secca. Perché mio marito è allergico al tonno in scatola e quindi non ho tonno in casa, ma questo lo sostituisce benissimo. E poi un'altra cosa che mi piace tantissimo, ovviamente anche qui lo mangia pressoché mio marito, io mangio altro, sempre salvacena, gli hamburger di pesce.
della linea Atena, giusto? Atena, sempre dell'Eurospin. Questi sono buonissimi. Non ce l'ho mai fatto il fish burger, ma io li metto al forno così. Poi io cuocio tutto al forno, questo tipo di cose, insomma, che vanno fritte, ma io le faccio al forno. E niente, sono due. Sono piccoline, ci mangio solo mio marito, nel senso che io magari, ecco, ne apro un'altra, a me mi basta, a me mi non si dice, Valentina, a me basta un solo pezzo, però a mio marito gliene metto sempre due. E Virginia, questi, a scuola li sta cominciando a mangiucchiare, ma se non li mangia, chi se ne importa, non fa niente. E niente, quindi questi erano una parte dei prodotti che amo e odio. Vi ho fatto vedere, quindi non ci sono ni a parte una cosa? No, non mi ricordo. Niente ragazzi, vi devo salutare perché mi si sta scaricando la memoria, ovviamente voi lo sapete, quindi vi ringrazio per aver visto questo video, un bacione, alla prossima, ciao ciao.